Ciao a tutti, sono Alex LeBlanc. Questa sera vi voglio parlare di un personaggio a me molto caro, un personaggio che mi ha sempre ispirato e che ho sempre amato fin dall'adolescenza. Parliamo di Rick Wright, il tastierista dei Pink Floyd. Rick Wright nasce nel 43 in un quartiere di Londra, in una famiglia borghese, comunque benestante. Dopo l'infanzia, lui si rompe una gamba, è costretto a stare diverso tempo dentro casa, quindi ne approfitta con un'amica di famiglia per studiare il pianoforte. Fa ovviamente gli ovvi studi classici, dopodiché approda al mondo del jazz, si ascolta tutti gli album di Miles Davis, soprattutto John Coltrane e altri personaggi comunque minori del mondo del jazz classico, e quindi impara un po' di scale in maniera, come dire, a lui un poco ortodossa, ma comunque il mondo jazz entra nella sua preparazione musicale. Si appassiona anche ad altri strumenti, comincia a strimpellare la chitarra, quindi fare i primi accordi, si appassiona a strumenti come il sassofono, il trombone, e questo è il bagaglio, diciamo, musicale che lui si porta appresso. Decide a un certo punto di perfezionare i suoi studi, per cui si iscrive al London College of Music e si dedica allo studio del vibrafono, che anche questo sarà uno degli strumenti che troveremo nei primi due album, soprattutto il secondo, dei Pink Floyd. Quindi prende dimestichezza con un altro tipo di scale, quelle un po' più arabeggianti, un po' più psichedeliche, che troveremo ovviamente nella prima produzione dei Pink Floyd. Tenta anche la strada dell'università, quindi si iscrive al Politecnico di Regent Street. Ha già capito che la sua vita non sarà quella e che ha molto più piacere nel comporre e nel suonare, quindi fa questo passaggio al Politecnico di Regent Street, quanto basta per incontrare dei personaggi che poi diventeranno i suoi compagni di band. Prima amicizia con Nick Mason, poi per là conosce Roger Waters e poi entra a contatto ovviamente con Syd Barrett, che sarà il leader. Rick Wright aiuta nel canto Syd Barrett, diciamo, diventa la seconda voce di Pink Floyd ed è, diciamo, l'organista pianista della band. Ovviamente la cosa prende un'altra piega quando Syd Barrett comincia ad andare fuori di testa, perché ovviamente abusa di sostanze psichedeliche, diciamo, di acidi e quant'altro. Lui vive poi questo momento proprio nel pieno del delirio di Syd Barrett, perché ci abita insieme nello stesso appartamento, quindi cominciano a succedere cose del tipo: guarda Syd, io esco, vado a comprare le sigarette. In realtà poi stavo uscendo di casa per andare a suonare con gli altri Pink Floyd. Ci sarà anche un periodo in cui suoneranno in cinque, ma a un certo punto diventa insostenibile la presenza e il ruolo di Syd Barrett all'interno del gruppo, e nel 68 viene estromesso dalla band. Dopo l'allontanamento di Syd Barrett, prende un po' in mano le redini
dal punto di vista musicale dei Pink Floyd, e realizza con Mason Gilmour, che sostituisce ufficialmente Syd Barrett, e Roger Waters, questo qua, che è Saucerful of Secrets, che darà il nome anche alla band di Nick Mason, che in questo momento sta per tornare in Italia. Quindi vi consiglio di andarla a vedere se volete rivivere l'epopea dei primi dischi dei Pink Floyd prima di The Dark Side of the Moon. Il repertorio dei primi due album viene poi a un certo punto registrato dal vivo. Il sound di Rick Wright, dal punto di vista, diciamo, accademico, quindi deriva, come abbiamo visto, dallo studio del pianoforte classico, jazz, le scale arabeggianti, eccetera. E per rendere al meglio queste suggestioni musicali, lui usa principalmente l'organo Parfisa, soprattutto il Compact Duo, e lo usa insieme a un'unità eco, il famosissimo Binson EcoRec, due vanti, ecco, dell'ingegneria musicale italiana. Questo era il background musicale, ma lui poi si era appassionato anche a musica un po' più sperimentale, quindi studia tantissimo l'opera di Stockhausen, e nell'album che registreranno di lì a breve, ossia questo qua, che è Umma Gumma o Amma Gamma, crea una suite molto sperimentale in cui si passa da fraseggi classici a rumore, nonsense, sperimentazione folle, che sì, si fus, ma ovviamente non sarà solo questa la strumentazione di Wright. Quindi lui usa poi altri strumenti, ovviamente tutto l'arsenale classico degli anni 70, quindi utilizza vari tipi di mellotron, vari modelli di organo Hammond, utilizza anche altri strumenti, mini Moog, tastiere IMS, harp, e poi piani elettrici, insomma, ovviamente Woods e Rhodes. Da una grossa mano a Waters, a Gilmour, con il nuovo sintetizzatore che acquistano, che è il UCS3, un synth molto particolare che in Francia per esempio lo utilizzerà Jean-Michel Jarre, in Italia il nostro caro Franco Battiato. Successivamente all'uscita di questo disco dal vivo, quindi metà dal vivo, metà sperimentale, comincia l'era classica, l'era d'oro dei Pink Floyd. E quindi siamo nel 1970 e viene creato l'album Automat Mother, e qua ci sono due segni del suo passaggio sulla Terra dal punto di vista musicale, che il primo è ovviamente la suite che dà il nome all'album, in cui lui dà sfoggio, insomma, di tutto il suo repertorio classico, quindi dà una mano tantissimo al direttore d'orchestra per quanto riguarda i cori, eccetera eccetera, e poi ci regala una perla che è una, diciamo, delle migliori di tutta la sua produzione, che è Summer 68.
Dopo Automart Mother, cominciamo a fare sul serio. Ci sono due album fondamentali nella carriera di Rick Wright, ma anche nella storia di Pink Floyd. Degli album a torto reputati album minori. Quindi, ovviamente, gli album di cui vi voglio parlare, o almeno raccontare insomma alcuni cenni, sono: il primo è Meddle e il secondo è Obscure by Clouds. Il primo è un album che vede metà del suo percorso affidato a una serie di brani, di cui il più riuscito è sicuramente One of These Days. Soprattutto è sulla seconda parte di questo album che abbiamo i primi vagiti della magia di Pink Floyd, quindi c'è questa lunga suite che si chiama Echoes. Sarà un brano che andrà avanti e indietro nella storia di Pink Floyd, lo troveremo in vari momenti della storia della band. Echoes, che nasce da tutta una serie di sperimentazioni, all'inizio doveva chiamarsi Nothing, The Return of the Son of Nothing, tutta una serie di frammenti sonori che loro aggiungono più delle volte anche a scatola chiusa, quindi senza sapere cosa hanno registrato gli altri. Nasce questo brano che vede praticamente un interscambio assolutamente magico tra Wright e Gilmore, quanto riguarda le voci, che invece sono delle bellissime armonizzazioni, ma balza all'orecchio di chi ascolta questo interscambio insomma tra chitarra e tastiere, che soprattutto dal vivo, quando poi eseguiranno questo brano a Pompei, la magia poi è completa. Ecco, quindi abbiamo un album che si lascia ascoltare con molto piacere, ma soprattutto nella seconda metà. Thank you.
stirs and something tries, starts to climb towards the light. Successivamente vengono chiamati, come era già successo in passato, insomma sempre nel 68-69 con la colonna sonora del film Mora, vengono contattati da un altro regista e gli viene commissionata la colonna sonora che loro registrano, se non mi ricordo male, in Francia, in fretta e in furia, e creano questo album che è un po' l'apripista a quello che poi troveremo nel 73 nell'album Dark Side of the Moon. Ci sono delle tematiche poi in alcuni brani tipo Free For, dove già si comincia a vedere Waters come scrittore, comincia a delineare la figura di questo padre morto in guerra, e quindi nel testo c'è una parte che parla appunto di questo, dove sperimentano un po' di sonorità che ancora non avevano sperimentato, quindi vanno un po' più verso sonorità spaziali, quindi dall'apertura fino al brano finale, e ci sono diversi momenti in cui Wright va da padrone, uno di quei brani che lui canta da solo, che è Stay, bellissimo. Thank you.
E quindi arriviamo nel 1973 alla realizzazione di questo album qua. Ovviamente parliamo di Dark Side of the Moon, che è l'album ovviamente di maggior successo commerciale di Pink Floyd, uno dei più belli in assoluto nella storia del rock degli anni 70 e non solo. Qui esce fuori tutto Richard Wright, tutti i suoi studi, quindi soprattutto per quanto riguarda la musica jazz. Ci sono vari momenti in cui poi lui svolta la situazione utilizzando delle soluzioni armoniche degli accordi che lui ha ascoltato nei vari dischi, soprattutto in alcuni dischi di Miles Davis. E quindi, facendo un po' un breve excursus dell'album, cioè la traccia iniziale viene creata principalmente con in studio, smanettando quei nastri eccetera, e soprattutto per quanto riguarda Nick Mason, che credo sia accreditato solamente a lui, insomma, l'apertura dell'album. Poi c'è la traccia Brit, dove lui suona ovviamente il pianoforte elettrico. A un certo punto c'è un passaggio da una dimensione all'altra all'interno del brano, in cui invece di affidarsi agli studi classici, lui decide di svoltare con un accordo jazz. Actually, Miles Davis album, Kind of Blue, which is that chord I just loved. And when we're doing Breathe, we got to G, I got to G, and how do you get to E again? Well, again, normally you go. But I remember this chord, and I remember working it out at home, listening to the record, and I just thought. Dave was brilliant at double tracking vocals. There you've got it, basically. And that, of course, immediately sounded much more exciting than you. Quindi arriviamo a un brano come Time, dove abbiamo ben rappresentato il livello tecnico di Wright, una serie di accordi che ovviamente nascono proprio da, anche lì, da una notevole perizia in ambito jazz che lui poi acquisisce negli anni precedenti. Arriviamo praticamente a una delle sue migliori creazioni, che ovviamente Dig in the Sky. La magia viene aumentata poi dalla voce di Blair Torrey, che arriva là in studio, buona la prima, e crea una delle cose più struggenti e più belle del rock anni 70. Thank you.
and just go and sing. And my memory is that she went out in the studio and did it very, very quickly, and then came back in and said, I'm really sorry about this, very embarrassed. And me, in fact, was sitting in the studio saying, this is wonderful. Successivamente c'è un altro brano, ecco lì quello è già un discorso un po' più corale, insomma in cui lui suona, ma ovviamente la paternità la dobbiamo principalmente a Waters, che inventa questa linea di basso, un set ottavi, e abbiamo quindi Money. Viene inserito poi nell'album il brano As and Them, un brano che lui crea, ma all'inizio non viene ben visto da Michelangelo Antonioni per quanto riguarda Zabriskie Point, che dice un po' troppo triste questo brano, mi ricorda la chiesa. Alla fine diventa uno dei momenti migliori dell'Extra of the Moon. Ovviamente andando avanti c'è il suo arsenale sonoro, i sintetizzatori eccetera su Nicola Like. La parte finale poi ovviamente sappiamo bene che è comunque l'opera principalmente di Waters, ovviamente c'è Brain Damage e soprattutto il finale che è Eclipse, che chiude l'album, e quindi questo è in pratica Extra of the Moon, dove ovviamente, come hanno detto un po' tutti, se non ci fosse stato Richard Wright, l'album sarebbe comunque uscito bene, ma non benissimo. Waters recentemente, quindi, ha preso la sua creazione dal punto di vista concettuale, ascoltando l'assenza delle parti di tastiera di Wright e di chitarra per quanto riguarda le Gilmour, non fanno altro che stabilire che era un grandissimo capolavoro e un grandissimo gioco di squadra. Arriviamo al 1975, a un certo punto entrano in crisi.
perché dopo aver creato un disco che comincia a vendere cifre spaventose, sono quasi sul punto di smettere. Quindi vanno in studio, prendono alcune idee che sono uscite fuori come sperimentazioni durante i live precedenti, non gli esce fuori niente di buono. Ci sono anche delle bellissime foto che immortalano praticamente il momento che stavano vivendo, quindi stanno lì stravaccati in studio davanti al mixer cercando di creare qualcosa, di ripescare un po' di idee, di cose, ma stanno fermi lì, non sanno che fare. A un certo punto comincia soprattutto Waters a scribacchiare dei testi. Dice, ma perché non parliamo di quello che ci sta succedendo, insomma, il fatto che non riusciamo a comunicare, che vorremmo essere altrove, tu sei qui ma non sei qui con la testa, vorrei che tu fossi qui. A un certo punto prendono un po' il via su questa strada, cominciano a ispirarsi, insomma, alle vicende del loro ex compagno di scuderia, il caro vecchio Syd Barrett, che purtroppo, insomma, con la testa è andato ovviamente da un'altra parte. E poi per assurdo se lo trovano a un certo punto pure in studio, dopo averci messo insomma 2-3 ore a cercare di riconoscerlo. Quindi c'è questo aneddoto che si racconta, ultimamente sono uscite fuori anche delle foto che non erano mai uscite fuori di questo aneddoto. Pian piano insomma registrano cose, fino a che a un certo punto esce fuori un altro capolavoro, Wish You Were Here, il titolo dell'album, in cui si parla appunto di questo momento anche dal punto di vista dello show business, rapporti interpersonali, e comincia già dal punto di vista testuale essere uno dei vanti di Roger Waters. Ma io direi a un certo punto, oltre al lavoro eccezionale di David Gilmour sin dalle prime note, è secondo me uno dei vertici in assoluto della carriera di Rick Wright. La suite principale è Shining with a Diamond, abbiamo poi Welcome to the Machine, ovviamente ci sono delle parti di sintetizzatore che ovviamente hanno fatto scuola, e la Cigar, che poi non fu cantata da Waters come qualcuno pensa, ma l'amico di Gilmour, Roy Harper, si parlava di un manager discografico, quindi era anche perfetto, insomma, il fatto che una persona esterna alla band cantasse al posto di Gilmour e Waters. Bellissima, ovviamente, Wish You Were Here. Ma è nella seconda parte che abbiamo il, secondo me, il punto più alto di Richard Wright. Quindi c'è l'introduzione strumentale, la ripresa ovviamente della canzone Shining with a Diamond, e lì verso la fine poi lui ci regala l'ennesima perla, praticamente una parte conclusiva dove lui poi usa un po' tutti i suoni principali. Exactly what synthesizer that was, but this is Richard's trademark. If he'd had another 20 minutes, he would have heard probably like a Rick Wright concerto. At the very end, where he does the tribute to Syd Barrett, I don't remember if that was just a
Rick thinking of that at the spur of the moment. That was a nice touching thing. Siamo nel 77 e ovviamente pian piano le cose cominciano a cambiare nella storia della band e soprattutto negli equilibri della band, per cui succede che Waters comincia a prendere sempre più potere all'interno della band, fino a che a un certo punto diventa quasi l'autore principale di tutta la musica di Pink Floyd. Nell'album Animals vengono inseriti due brani che vengono eseguiti regolarmente durante il tour di Wish You Were Here, per cui Raven and Drooling e You Gotta Be Crazy diventano Sheep e Dogs. Tutto ciò avviene in un momento in cui Pink Floyd, come molti altri rappresentanti del movimento progressive rock, stanno quasi per essere spazzati via dal fenomeno punk. Parliamo del 1977, ma testi che lui scrive dopo aver letto La fattoria degli animali di Orwell, in qualche modo sono dei testi punk per quanto riguarda i contenuti che lui esprime in questo album. Dal punto di vista musicale è un'ennesima prova della bravura di Rick Wright, che non compone nessuna nota delle canzoni presenti, ma si dà da fare tantissimo per quanto riguarda gli arrangiamenti e i suoni. We'll be right back.
questo momento Roger Waters prende il potere assoluto all'interno della band, che diventa da questo momento in poi quasi una sua esclusiva proprietà. Lui registra tutta una serie di demo che verranno poi successivamente rielaborate con la band. C'è una parte del lavoro iniziale che riguarda anche Wright. Ci sono delle tracce che poi non vengono inserite nell'album finale. Comunque fa delle parti che sono molto affini a quello che aveva già fatto negli altri album, alcune molto interessanti. Poi comincia una fase molto distruttiva per quanto riguarda il rapporto tra Waters e Wright, perché Richard a un certo punto si disinteressa parecchio del progetto che stanno facendo, se ne va tranquillamente in vacanza, poi sembra che avesse dei seri problemi di dipendenza da cocaina, quindi c'è tutta una serie di atteggiamenti ostili reciproci tra Wright e Waters che portano a un certo punto all'allontanamento definitivo di Wright dalla band. Wright è fuori dalla band, però viene stipendiato come turnista dal vivo, non parteciperà all'album che poi viene realizzato da lì a poco, The Final Cut, mentre le tastiere vengono suonate qualcosa da Waters, Michael Kamen, insomma altri personaggi. Wright non c'è più all'interno della band. Non vende tantissimo quell'album, quindi viene un po' visto come un flop, quindi decidono di non andare dal vivo. Quindi arriviamo praticamente alla fase in cui poi Gilmour c'ha tutto il discorso legale con Waters, litigano di brutto, perché Waters vuole che finiscano in questo momento di Pink Floyd, deve pubblicare del materiale suo e gli viene detto: guarda figlio mio, per gli accordi che ci sono, tu qualsiasi cosa fa uscire deve uscire a nome Pink Floyd. Allora decide di sfasciare la società, insomma tutta quella vicenda brutta e lunghissima, e porta diciamo all'allontanamento a un certo punto pure di Waters. Gilmour decide di tenere il marchio, i giudici a un certo punto gli danno ragione, quindi
arriviamo nell'86, durante una vacanza dove ci sono, ecco, sia Gilmour che Wright, ecco, passano del tempo insieme ma non si parlano, perché poi Wright è ancora visibilmente arrabbiato di come hanno gestito il suo allontanamento. Ovviamente Waters ha preso talmente tanto potere da dire: io Richard lo voglio fuori di qui. Quindi, se non siete d'accordo, anche voi ve ne andate pure voi. Gilmour a un certo punto non sapeva come parlarci con Wright, poi sembra che si sia messa in mezzo la moglie di Wright a fargli fare pace. Viene coinvolto, ma all'inizio non del tutto, nel progetto che Gilmour ha su Pink Floyd. Quindi, mentre in studio l'album Momentary Lapse of Reason verrà creato con vari turnisti, Tony Levin al basso, che prende il posto di Waters, e entra, diciamo, di nuovo nella band Wright nel tour. Gilmour dice: mi piace, insomma, quando fa i suoi pezzi, quindi secondo me, se vogliamo fare quei pezzi in maniera credibile, lui deve per forza rientrare nella band. Praticamente dall'album successivo che lui entra di diritto, quindi accreditato, insomma, anche come autore di alcuni brani, dopo aver fatto tutti questi capolavori, insomma, loro se ne escono con, poi pedante, insomma, ovviamente, questa copertina, se ne escono con The Division Bell, un album godibilissimo, dove ovviamente lui dà la mano a Gilmour nella scrittura di alcuni brani, soprattutto Where in the Inside Out, che ci andiamo ad ascoltare in questo momento. From morning to night I stayed out of sight, didn't recognize I'd become no more than alive. Barely survive in a world overrun. Won't hear a sound to the corner from my mouth. The screen is flickering. I've spent too long on the inside out. To cut the place, my skin is cold. In vari momenti della sua storia lui ha delle velleità che non vengono espresse, quindi nel 1978 lui crea una meraviglia sonora che è Wet Dream. Thank you.
comunque già si capiva che era un diamante grezzo. Adesso, se ve lo andate ad ascoltare, ve lo comprate, remixato totalmente da Steven Wilson di Porcupine Tree, è un album da tenere in ottima considerazione. Fece un altro nell'84, il progetto Z, l'album Identity, che era insomma molto sperimentale, basato tantissimo sui campionatori digitali, Farlight e quant'altro. Dopo il tour del 94, quindi arriviamo al 96, lui fa un altro album, Broken China, in cui si cimenta anche nella stesura dei testi, crea questo album con ottimi turnisti, con ottimi musicisti, Pino Palladino, che insomma non ha bisogno di presentazioni, la povera Sinéad O'Connor, un album che merita senz'altro l'ascolto. Gli anni successivi alla realizzazione di Broken China non succede quasi più niente di nuovo. A un certo punto, contro ogni previsione, Bob Geldof tira fuori praticamente un secondo Live Aid, chiamato Live Aid, e uno degli eventi principali di questo festival, di questa serie di concerti che vengono fatti, c'è ovviamente la reunion di quanti ci fosse stata insomma una vera reunion, poi alla fine la cosa muore lì, noi rimaniamo tutti quanti così a bocca aperta per quello che abbiamo visto, ma le tensioni ovviamente sono tantissime, quindi questa cosa non succederà. E Wright avrà modo di ritornare, non con i Pink Floyd, ma comunque di collaborare con David Gilmour, ed entrano infatti in studio per realizzare On an Island.
suona il pianoforte su The Blue, l'organo Hammond sul brano che dà il titolo all'album. Poi c'è una traccia che a me piace tantissimo, che viene accreditata al solo David Gilmour, però ascoltandola bene, secondo me c'è la mano di Rick Wright, non c'è la firma di Wright, ma ascoltandolo bene sembrerebbe una sua composizione. Viene ripescato dopo tanto tempo, lo aveva abbandonato nel tour di Momentary Lapse of Reason, quindi il tour di Delicate Sound 80, e viene ripreso il brano Icos in una delle ultime performance dal vivo che vedono Gilmour e Wright alle prese con questo brano. Ovviamente sarà una delle ultime volte, perché poi purtroppo nel 2008, settembre, precisamente il 15 settembre del 2008, Wright abbandona questa terra definitivamente per un brutto male. L'ultima testimonianza che abbiamo legata alla musica di Rick Wright è l'album postumo che viene realizzato principalmente da Gilmour con l'aiuto di Mason, quindi parliamo di The Endless River, che altro non è che una serie di registrazioni ai tempi di Division Bell, delle perle che già circolavano da un sacco di tempo.
l'ultima testimonianza in assoluto è la sua voce, che viene campionata da Gilmour sul suo ultimo tuttora album Rat the Lock, che è un brano che è About Lies Waiting. Something I never knew. In silence I'd hear you, and a boat lies waiting. Still your clouds all flaming. That old time easy feeling. What I lost was an ocean. Now I'm drifting through without you in the sad baccarat. What I lost was an ocean, and I'm rolling right behind you in this sad baccarat. Do you find it interesting, film being, I mean, in film work or not, or is it rather a bore? Some of it's a bore, obviously, because of the techniques of filming. But on the other hand, it's quite interesting if one can get over the boredom of hanging around waiting for shots to be done and all that. Are you fairly happy about it? I'm fairly happy with what I've seen. But then, you know, the final product will be obviously a lot different to what I've seen. And I'm very happy with the music, because that's something I know about. And we're listening to it now, and it's good. And I said the rushes are good as well, but it all depends now, it's how it's edited.